capito, eh? Sì, signore. La prima notte c'è uno spinderoggero. Mo spinderoggero, santa cagnà, sta inguaiato a spinderoggero. Però guarda che santa, guarda pure la parte elettrica, abbi pazienza. La parte elettrica. Ah, scusa, vorrei sapere una cosa, un albero, come l'albero sta? L'albero si è ammucciato. Non capite, capite, l'albero della macchina, non ha capito. L'albero dopo te lo sta ingoiato, voglio due a cagnare tutta la macchina. Tutto? Vabbè, io faccio, ma mi assicurate che poi faccio una bella figura con i clienti? Che la fa la macchina no, ma schiatta pu. Voi dite? Sì. Don Arba, io dico solo una cosa, fatemi un bel lavoro. La sta macchina, ma la facete come si deve. Quando è il momento, voi ve la trovate e la apprezzerete anche voi. E se fa vecchio un'altra volta, fino a quando morì. Questo è da vedere, va. E le punterie. A cascia esterna. A cascia esterna. O spinderoggio. A parte elettrica. La felicità, finalmente, alla buona ora, sei arrivato. Gliel'hai fatta vedere l'automobile ad Armani? Si capisce che gliel'ho fatta vedere. E che cos'ha questa macchina, me lo vuoi dire? In un momento, e mi fai parlare. Ha gipigliato Armando, me lo son portato con me e tutti e due ci invito a fare una passeggiata a via Petrarca. Ah, bellissima! Il signorino è andato a via Petrarca a farsi la passeggiata, mentre che un io... un momento, non ti scantare. Se mi lasci parlare ti spiego tutto. Si muta via Petrarca perché, se ben ti ricordi, da quelle parti abita quella vecchia che sta là per morire. Ah già, sì. Ecco, mi sono venuto a guardare il pane. Sì, ho capito. Capite, allora, approfittando della passeggiata, man mano ci ho fatto vedere i vari difetti della macchina Armando. Ah, ovvio, meno male, peccato che le cose vengono... Sì, un poco alla volta. Un poco alla volta ti vengono, lui già che ci sono, già fanno bene, guardate in dalla cascia. Beh, logico, la cascia è la morte della vecchia, no? Ma qua cascia la vecchia, la cascia lo sterzo, come fa la vecchia, ma la cosa... A proposito, hai provato a mettere una mano sotto? Giacomo, sai che si fatendo? Le hai messo una mano sotto? Ma non ti metto scuro? Ma che cosa? Tu devi vedere se ci sono delle incrostazioni, oh! Ma come? Quei parenti vicini, tutto quanti va a guardare sotto la vecchia. Ma non ti metto in scena. La macchina! A proposito, tu poi mi dici che è schioppetta, La vecchia schioppetta? No, la macchina si è schioppetta poi. Ma camara, e tu mi sembri a canna la macchina, la vecchia schioppetta? Gliel'hanno messo l'olio? Non ancora, perché stavano aspettando il sacerdote che doveva arrivare dal momento a mano. Il sacerdote mette l'olio. Ma perché ci siamo metti in sacrestano? Scusi, ci siamo metti in sacrestano? Ma no, sacro, l'olio, spiega, la macchina, che mancava di olio la macchina. Un sacerdote mette un olio no, in no, il macchina. Meccanico! Ah, basta! Sì, Armando ce l'ha messa. Oh, Dio santo, Armando, costa vecchia. A proposito, mo parliamo della vecchia. Sì. Come va la vecchia? Giacomì, io non mi voglio sbagliare, ma per me la vecchia va a tre fasi. Ma la vuoi finire? Ma perché? Ma la vuoi finire di fare lo spiritoso? Io non ti reggo più, non ce la faccio più, basta! Hai capito? Basta! Ah! Non si fa così. Allora mai ci ascolta niente. Speriamo. Mamma prepara pure i pezzini, cambi. Così c'è che ci ha cominciato oggi stesso, ma gliela chiesto. Dunque, ricapitoliamo. Buongiorno, don Arma. Bella giornata oggi, eh? Se vede proprio che è primavera. Io mi sento un certo non so che. Forse la marmitta è surriscaldata. Surriscaldata? No! Io volevo dire che la primavera mi mette delle strane voglie. Io mo vules. Un bello pistone nuovo. Tra sei dieci. E se non su. E ci vanno. Ne non armò. Ma che state dicendo? Ma quale pistone? A Roma metto sto pistone. Indagolotto. O mi seccanasci. Sai, ci guardò, non si può mai sapere. Onorma, ma come sta tra le numero? Ho pistone? Come ne faccio la pistone? A me ce va. L'albero è motore. E c'orai a sorda, c'orai. E l'albero è motore a mamma. Ma tu vedi sto grande scostumato. Meglio che me ne torna a casa, sennò chissà come ha fornito a mattina con questo. Ma tu vedi quanta conferenza sto cristiano. Ma che state, le onna ma? Ma striate vedi. Un chillo patatello. Ma esiste, so, ma che faccia d'occhio. Ma perché non guardate? Non guardo, io mi guardo. Andate vedi. Venite a casa, ando io. Ma sono proprio curioso in femmina. Proprio curioso. Che la mi saluta così bene. Si mette pure a parlare con me. E poi si ingazza se no. Mamma mia, Carmine. È meglio che mi vada a pigliare una camomilla, va? Ah, così mi calma un po'. Vatta a pigliare la camomilla, è pure un po' che è brumore, va?
Mamma, che succede? Perché sei arrabbiata? Essere, catta essere. Sto grande scostumato era Armando o curazziero. Va buono, mamma, che sta calma. È meglio che me ne trasse, sennò chi... Mamma, lascia perdere. Sai che Don Armando è fatta così? Va buono, mamma. Io me ne vado da Pascalino. Ci vediamo più tardi. Vieni, Ambrose, dai, non fa tardi. Va bene. Mi raccomando, state buono. Ord, c'è stato ancora iscritto un bacio amore. Due corelle iniziali, tutte e due. Uè, Luci, non ti avevi sentito venire? Ma è chiaro, ti stavi esercitando. Ma che esercita? Eppure ogni volta che ti sento quando canti, mi sembra giusto tentare qualcosa. Perché non cerchi una casa discografica per chiedere un provino? Luci, chi se so suoni? Ma fa l'artista, ci vuole fortuna e ci vanno i soldi. Io non posso perdere lo tempo, devo lavorare. E poi io sento a Don Armando. Si me ne vago io per già fare l'audizione. No, non è possibile. Non ci credo, anche Don Armando ne sarà contento. E poi, tutti quelli che lavorano in televisione non sono certo migliori di te. Insomma, mi vorrei in coppia e tavolo dopo al cuscino. E va bene, sarei accontentato, al più presto. È ovvero, dici a quando? Calma, calma. Non tanto già smatrovo, non so trattenere un San Carlo, manco un po' l'idea, è un teatrino della parrocchia. Bravo, e quando ci sta sto spettacolo? Non lo so, credo fra un paio di mesi. Mi raccomando, voglio un posto in prima fila, eh? Non ti preoccupare, ma... Beh, adesso devo andare, ci vediamo più tardi. Ciao. Ciao. Più tardi. E non dimenticarti che mi devi accompagnare da zia Maria. Va bene, ciao. Ciao Pascalì, a quanto pare non tiene voglia di faticare. Passo tempo a te divertire. E signore buone, la figlia di Donna Amalia è proprio una bella voglia. Ed è pure una buona figlia, come si dice. Auguri ai figli maschi. Grazie, Rafe. Avete bisogno di qualche cosa? C'è sta carretta che te lo muturo che pare proprio una chiavaca. Ci sarà un'occhiata che fa troppo rumore. E fa fatica che noi facciamo. Meno rumore si fa, meglio è. E ovvero, Gennarì? E noi siamo artisti, e quando faticamo abbiamo bisogno di silenzio per ci concentrare. E quando abbiamo fornuto di faticare, abbiamo bisogno ancora di silenzio per ce ne fui senza essere sentute. Vabbè, Gennarì, ma vorrei mica si tratta. Ne, Pascalì, ma non per sapere i fatti tuoi, ma quando busca facendo sta fatica? 10.000 al giorno. Però arrotondo che mazzetta di clienti. E quando può fare 400.000 lire al mese? Ma tu sai che 400.000 lire ci buscamo in due giri mezz'ora. Sì, però voi... E continua, dica la cavoli pericere che noi facciamo i mariori. Era questa cavoli pericere, ovvero? Però noi non ci facciamo sfruttare nessuno padrone. Noi faticamo solamente quando teniamo genio. Siamo liberi professionisti. Però voi rischiate ogni giorno la galera. A libertà. Ma perché a toi è libertà? Che le sta chiusa una giornata sana l'intacca dell'officina. Sì, è vero, ci fanno pure pigliare. E che vorricere, ci chiamo a fare i mise villeggiatura a Poggio Reale e poi stiamo andati a voto fuori. E tu invece quando è che riesci a indare sta galera? Pascalì, ti voglio dicere una cosa. Ti stai facendo su gusangolo padrone tuo. Se vuoi venire a fatica con noi, ricordati, sarai sempre benvenuto. Fatica poca e sordi assai. Pensaci Pascalì, noi siamo disposti a imparare tutti i trucchi del mestiere. E poi a noi ci serve uno che capisce macchine e motore. Pascalì! Don Norma, che c'è? Io esco un momento. Pagando per felicità. Don Norma, non vi dimenticate che io fra poco me ne vado, eh. A Giovrumisa a Lucia che accompagnava dalla zia che sta malata. Ma che si sorrisce, chiaro chiaro stai facendo niente tu quando ospitale. Voglio mi raccomando, ti devi fare sta morire parente. Grazie, donna Armà, faccia la nuova, ma, e quando mi sposa, mi ha dato compare i fazzoletti.
Ci fate una da fare, ci fate. Che fretta c'era, maledetta bisogna primavera. Bisogna trovare un sistema, qua non muori più nessuno, mannaggia. Dimmi a me, sono ieri per fortuna è venuto uno a informarsi per le spese di un funerale. Allora. Perché dice che c'è il nonno grave, speriamo che la Maronna ci fa grazie. A chi io, moribondo, può far guarire? No, 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 a noi può far atterrare, Gesù. Buongiorno. Don Armando Bello, in cosa possiamo servirvi? Don Armando, senza cerimonie, qui abbiamo qualsiasi tipo di bara, guardate, a benzina, diesel, a cavalli, cassoni, casse, come lo volete, palissandro, abete, scegliete. Ciao, io per fortuna non ho bisogno dei vostri servizi. Per il momento... No, mio signore, per parecchi anni ancora. Sì, per l'amor di Dio, per parecchi, 100 anni. Grazie, però, grazie. Però, don Armando, non dobbiamo dimenticarci che non siamo più ragazzi. E la salute non è più quella di una volta. Tu, mi sono curto, ma dai che vita longa. Signore, io sto buono. 45, 80 e 1, 20, 120. Ma che sta facendo qui? Don Armà, il motto della nostra ditta è prevenire i desideri del cliente. Io non sto pigliando in misura. Così, quando è un momento, teniamo tutto pronto e non perdiamo tempo, eh? Ma mi ha visto rompere lo cazzo. Don Armà, non ve la pigliate, ma poi lo sapete che la sua è deformazione professionale. E tu, lascia sta, don Armando, lascia sta. Ehi, per carità, e chi lo fa più? Comunque, se una cosa vi può far piacere, sapete che quando è il momento, per voi non basta manca una cascia, mezza cascia, 1,20 m, e siete a posto. E piuttosto facciamo una cosa, ci facciamo una bella partitella, no? Un 3,7, eh? Ehi, comort! Ma chi si è fissato? Guarda che deformazione professionale! Chi si tiene proprio la fissazione del cervello? Pensa sembra una cosa. Modestamente. Voglio scommettere che si scoppia una guerra, tu mi dico non va. No, magari. Comunque, io sono venuto qua per chiedere una cortesia a Don Giacomino. Ah, dite pure, don Armà, voi lo sapete, io sono a vostra completa disposizione. Senti, Peppi. Ho capito tutto. Don Armando, grazie. Accomodatemi, voi siete grazie. Mio padrone. Prego, state comodo? Grazie. Con permesso. Io vado al deposito, vado a presisto un gnamma, papà fa la cascia. Subito torno. Va a scaricare le gnamma, va. Don Armà sarà un po' grombrom, però è intelligente. Beh, quasi intelligente. Allora, dunque, don Armà, ditemi pure, sono a vostra completa disposizione. Ecco qua, don Giacomì, mi spiego subito. Voi siete parente di donna Amalia e io vi devo confessare che da un po' di tempo a questa parte con donna Amalia ci tengo in pensiero. Sì, insomma, don Giacomino, lei è vedova inconsolabile. Io scavolo inconsolabile. E hai ci pensato, che si ci mettesse, ma sì. Facessimo una bella consolazione. Ma scusate, che c'entri in questa vostra consolazione? Mica faccio ruffiano. Che c'entra? Noi non parlavo di ruffiano. Insomma, Giacomino, mi spiego subito. Io ho parlato con donna Amalia. E la cosa mi sembrava che si mettesse in bene. Ma se non chi, al centro del quartiere, che non so fanno mai e fatto loro, si sono intromessi e hanno saputo certe cose che mi riguardano. C'è qui, carino del quartiere, a me mi chiamano sciupa femmina. A voi vi chiamano sciupa femmina? C'è qui, per la mia venenza fascinosa. Ma voi non potete capire, don Giacomì. Sapete, io... Vabbè, Iamma, sì, lo dici tu voi. Ma comunque non vi preoccupate, cercherò di favorirvi. Non appena vedrò donna Amalia, le parlerò, va bene? Sì. Grazie, Giacomì, prego, grazie. Per l'amor di Dio. Dopotutto voi fate pure gli interessi di donna Amalia. Ma che c'entra? Ma voi, Giacomì, a dove trova un altro come me? Dove lo trova? Già con un'avviata industria automobilistica. Ma che? Ma quale industria automobilistica? Don Armà, voi tenete solo un'officina meccanica, chiamme. Che vuol dire? Sto sempre nel campo degli automobili. Campo? Ma dove trovo? Già, dove trovo? Manca in due scasse.
Non preoccuparvi. Non vi preoccupate, comunque, quando vedo donna Amalia gliene parlo bene. Arrivederci. Grazie assai. Arrivederci. Arrivederci e buone cose. A disposizione. Com'è bello stare qui. Mi sembra un altro mondo. Non vorrei andare più via. Vorrei che non finisse mai. Vorrei stare sempre qui vicino a te. Senti, Pasqualì, io e te ci sposeremo, vero? Certo, Luci. Io non penso ad altro. È per questo che sto cercando di mandare a buono mestiere meccanico. A Cuscino Iurna, ma posso andare in officina tutta mia e guadagnare un sacco di soldi per sposarti e farti fare la vita da signore. Per me, qualunque cosa tu farai, soldi o non soldi, l'unica cosa importante è stare sempre con te. Però non capisco. Tu tieni una bella voce. Chissà quanti giovani con la voce come la tua avrebbero tentato di avere un po' di successo. Tu invece non ci tieni proprio. Già te l'ho detto, Luci. Per tentare la carriera di cantante ci vuole tempo, assai tempo. E io tempo non ne posso perdere. Sì, ma sei noi a casa. Papà è disoccupato. I fratelli miei si arrangiano con certi lavoretti che non rendono assai. Mentre mamma e mia sorella Carmelina vanno a servire ora in da casa dei signori. E a stento ci facciamo a vivere dignitosamente. E se in da casa ci manca pure quella caportia, non ci troviamo più. Non vorrei che mamma dessi in pensiero che non dovrei ritornare. Sì, ma non ti preoccupare, non c'è problema. Tardiamo solo in un momento. Buonasera, mamma. Papà, buonasera. Ciao, Carmeli. Uè, va giù. Com'è che è fatta così tardi, Pasqualì? E voi come mai credete che sti faccio oggi? Niente, siamo sfortunati. Papà, sai, è malato e non può fare fatica pesante. E proprio oggi ha avuto un altro rifiuto per quel posto da uscire. Io e Carmelina abbiamo avuto una discussione con il portiere del palazzo e per ci mantenere il posto ci abbiamo avuto a sta zitto. O sai che sito solo a fatica e che lo poco che guadagniamo noi e quello che porto tu hai ma fa tanto sacrificio per tirare innanzi. Maronna santa, quando avena mara sanna supportava vivo. Ma io spero sempre che tu prima o poi ci farai vivere meglio. Se solo tu potessi fare soldi con la canzone, ma non per diventare ricca, magari per vivere un po' più quieto. Pasqualì, tenta. Questa bella voce che tiene, chissà che San Gennaro non t'aiuta. E va bene, ho capito. Tu pure vuoi che io canti. Allora domani vado in galleria. A così faccio contento pure a Lucia. Che c'è? Sapete dov'è un'agenzia teatrale? Lo sai tu. Dovrebbe essere quella. Ah sì, guardi, l'agenzia teatrale ha quel portone lì. Sì, quel portone. Grazie. Prego. Come ti stavo dicendo, a Piazza Dante. Scusate, mi sa indicare dov'è il signor Bianchi, quello dell'agenzia teatrale? Bianchi? Sì, è uscito. Vede, eccolo là. Vede quel signore che sta col vestito blu? Quello là? Che sta passeggiando insieme a quei due là. Grazie. Prego. No, no, cosa l'altro. Scusate, siete voi il signor Arturo Bianchi? Sì, sono io, e voi chi siete? Mi chiamo Pasqualino Capece. Ecco, scusatemi se io vi disturbo, ma io vi vorrei parlare. Ditemi pure, se posso esservi utile. Ecco, col permesso degli amici. Dite pure. Potrei dirvi qualcosa? Certamente, permettete un attimo. Vai, non ti preoccupare. Si tratta di questo. Forse è soltanto una mia velleità, ma siccome tutti i miei amici mi dicono che ho una bella voce. Ecco, io vorrei... Ho capito. Lei vorrebbe intraprendere la carriera di cantante. Ma ha studiato canto? No, veramente no. Ho sempre cantato così, per divertimento. Con gli amici, ecco. Ma se necessario, io posso pure cominciare a prendere delle lezioni. Ma forse non è ancora necessario. Vediamo prima che cosa valete. Ecco, questo è il periodo delle feste di piazza. E io potrei farvi partecipare a qualche manifestazione, così, solo a titolo di esperimento.
Naturalmente senza paga, si capisce. Mi sta bene. Tanto devo capire prima io se la carriera di cantante fa per me. Benissimo. Noi stavamo andando a colazione. Se volete unirvi a noi, potremo discutere i dettagli della faccenda a tavola. Volentieri. Se non disturbo. Ma che disturbo? Andiamo, che vi presento agli amici. Io non ce la faccio più a fare sto lavoro. Intanto i soldi ci servono. Ahimè, fatica. Mamma, faccio un po' io, riposati. Il medico ha detto ultimamente che non puoi fare troppi sforzi. Sforzo o non sforzo. Chi lo portiere si mi aveva assattato, ciò dice all'amministratore. E chi lo ce ne caccia? Non ti preoccupare, il portiere non se ne accorge. No, no, non da retta. Noi non possiamo rischiare di perdere la fatica. Vuol dire che stasera cucina tu. E io mi vado a cuccare, ma riposano poco appena arriviamo a casa. Oh, madonna mia. Ecco, brutto mestiere, sa da fare per campare. Bene, allora Pasquali, siamo d'accordo o no? Certo. Domani vieni da me e ti porterò a cantare in uno spettacolo, tanto per vedere come si mettono le cose. Ah, portami a partitura una pièce che vuoi cantare. Vabbè. Ora dovresti festeggiare lo storico avvenimento. Ormai stai per intraprendere una favolosa carriera di cantante. Dovresti offrire. A disposizione. Che cosa vi posso offrire? Ecco, vuoi offrire. Pavo Conte Stupranzi avrei festeggiato lo storico avvenimento. Vabbè. Cameriere, il conto al signore. E mo' oggi pazienza, Pascalino, tengo che fa, ci prima rimane. Arrivederci. Ciao, è stato bene. Arrivederci. 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 Salevi bene. Ah, ci sta armando, io. Mi raccomando, Armando! Senti, ce lo mettiamo. Sì, 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 tu vai di qua. Io metto di qua. Donna Armando, Armando, si lavora, si lavora. Si lavora, voglio... Ovino sto motore, ovì, ma sta facendo perdere il cervello. Armando, come si dice, donne e motori, gioie e dolori. Sì, vabbè. Ma tanto Armando non te ne preoccupazione più per femmina, no. Ma a essi gli interessano solo i motori, che femmina ha frenuto, non ti preoccupa. ride, ride. Quaglio e caga ti sbaglia tu? Ah, tu dice? In caso si è sbagliato completamente. Sì, e perché? Il sottoscritto Armando. Sì? Si fa rusice. Si presentano 10 figlioli per studiare. Ti pigliano in braccio e ti ettano a mano. Ma no, 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 Peppi, permetti che... Canta, no, sai. No, o difendo io. Vabbè, sentiamo. Tu sai, Armando, come chiamano in tuo quartiere? Ma come ti chiamano? O sciupa femmine. O sciupa... Ma ci devo fare. O sciupa femmine a te? Sì, e come sciupa femmine? Non ne fai mangiare? Sto aglione me ne può cantipare. O sciupa femmine. Però tu mi devi spiegare una cosa. Però, sinceramente, ma è femmina. Tu che fai? Lo va a fare spesa la mattina. Segreto mascolino. Ma faccio sta qui, è tuo segreto mascolino. Voglio tu mi sei stato sempre antipatico. Io a te, io antipatico. Io tocco sul vivo, tocco sul vivo. Fammi parlare un po'. Fallo parlare. Di cose serie. Ha ragione, parliamo di cose serie, ha ragione. Chiamali della serietà. Entriamo in serietà. Posso fare? La tavola mo. Voglio che ti faccio ci fare te. Dimmi. Dite, ma c'è capito? Riguarda chi l'ho fatta. Riguarda chi l'ho fatta là. Fatta là. Chi l'ho fatta là, me l'hai fatta. Ma qua l'ho fatta là? Ma allora tu la capra non la tiene qua. Ma non hai capito. Ho fatto il nonna male. Ah, donna male. No, non l'ho vista ancora. Però sì, Andarma, io ti vorrei dare un consiglio. Ma perché non le parli prima tu? La donna è suscettibile. Alla donna piace che sia l'interessato. L'uomo. L'uomo. L'uomo a fare la prima mossa. Mi capisci? Arma. E ha fatto la prima mossa. Abbi pazienza. E che mossa hai già fatto? E tu provo con una mossa e viscera. È meglio. Ma questo mi è proprio antipatico. Sì, Andarmia, ma tu fai una cosa, tu parla, no?
se tu non concludi niente, allora intervengo io e metto a posto. E se lui non conclude niente, intervengo io, hai capito? Ma tu che vieni a fare? Dicevo a te, da una mano. Senti, Peppi, dobbiamo andare via perché è tardi. Si è fatta quasi come me. Oh, ma sai che si è fatta tardi? Sì, noi andiamo via, Arma, sai che si è fatta tardi e tu ci tenivi a capare là? Uè, a Munci. Arma, non ce l'avevi mai, capito? Arma, hai capito che ce l'avevi mai? Ma tu lo fa staccare, che cazzo? Andate! Che? Non mi facitassi mai. Arma, a proposito, se vuoi un passaggio, se ne vuoi approfittare. Uè, senza cerimonie. Ti addovido io. Andiamo camposando, vuoi venire? Arma. Arma, sienta a me che prima o poi, tu sempre io camposanto, non è meglio che ti anticipi, ti scegli un posto, dici mi piace qui, questo posto, quello, sa, avimi una cosa più. Quanto piace da scegliere tu io su, a me ci vogliamo, voglio, ci vogliamo, tenga a mano. Allora, Pascalì, domani sera ti vediamo sul palcoscenico insieme a altri artisti famosi. Già, pare proprio che si tratta di una festa importante. Non hai capito pure. Chissà quanti applausi avrai. Cioè, volesse sta pure io con te. Calma, calma, fratelli. Si tratta solamente di una prova domani. Ma così ha detto l'impresario. E a me mi sta bene. La Madonna Pompeta aiuta il ratto. Tu sei un bravo guaglione. E sicché stai a strada giusta per te, per l'avvenire tuo, essa ti starà vicino. Ma papà tu sta? È asciuta. Papà di si trovava qualche lavoro leggero, la malattia che tengo. Zitti, e papà? Buonasera, io sto qua. Ma che stasera non si mangia? Ma perché mi guardate? Pare come se non mi avessi visto mai. Oggi capite. Sediamoci. Ho capito. Volete sapere se ho trovato lavoro? Ebbene sì, ci stanno buone speranze. Papà, ma non era necessario. E poi tu capisci? Non ti puoi affaticare. L'ha detto pure il medico. Non mi affatica, non ti preoccupa. E poi non posso stare senza fare niente. E poi in questa casa c'è sta necessità. Luigi, o sai che Pascalino di manasera va a cantare? È vero, come sono contento. E qua fatica come fai? Ma no, papà. È la sera che c'è a cantare. Posso fare con stesso tutta la giornata. No. Moi ha avuto sta possibilità e li ha sfruttati. Tiene una bella voce e può fare un cantante. Ma così ti crei un avvenire senza preoccupazioni. Ci ha riuscito. E per fare carriera ci sta bisogno di tempo. Perciò non ti preoccupare noi. Noi ti rammandiamo stessi. E poi io e papà c'hai il mio pensiero che tu diventi un cantante celebre. Sì, sì, senz'altro, parlerò io col signor Bianchi. Non ti preoccupare, d'accordo. Buongiorno. Ehi, Pasquali, come va? Stai bene? Buongiorno, signor Bianchi. Va bene, ciao, ci vediamo allora, ci vediamo domani. Allora, per il contratto tutto benissimo. A benissimo. Buongiorno. Ti saluto. Sono stato puntuale. Mi sono portato tre partiture. In modo che mi consigliate voi la canzone che devo cantare. Vedi, Pasqualino, c'è un contrattempo. Lo spettacolo di questa sera è stato annullato per ragioni di organizzazione. Ma io non mi sono scordato te, e stamattina ho lavorato nel tuo interesse. C'è una nota casa discografica che sta facendo una selezione di voci nuove. Si tratta della discografica Golfo. Io sono amico intimo del proprietario. E già gli ho parlato di te. Allora stasera non mi facete cantare? E che fa? Te l'ho detto, non dipende da me. E poi l'occasione che ti propongo vale mille feste di piazza. Tu devi solo presentarti al direttore della casa discografica e fare un provino. Un provino per modo di dire, perché già siamo d'accordo. Poi penseranno loro a lanciarti, solamente che, come sai, qua nessuno fa niente per niente. E così avessimo un po' cogliere in rota. Ma io soldi non ne tengo. Ma che da credere, Pascalì, mica si tratta di somma rossa. Sono sur da chiel. Se avessero a fare un pare regaline, e con un milioncello ci cavamo. Ma io a dove gli sto milione? E creano un milione di fronte alla prospettiva di una brillante carriera. Guarda che se io tenessi io te prestasse. Perché sono sicuro della riuscita della cosa. Ma non lo tengo purtroppo. Ma a te ti manca la possibilità di far prestare un milione. Che potrai restituire certamente fra breve, si capisce? Non so, un amico, un parente. Comunque datti da fare e non farti sfuggire questa buona occasione. Pasquali, ci vediamo domani alle 11. Fuori il bar degli artisti alla galleria, d'accordo? E se non trova nessuno che mi presta sti soldi? Ti ripeto, se ti dai da fare li trovi, se no rinunci. Se fai i soldi, ci vediamo domani.
State buono, Pasqualino. Sì, statevi bene. Penso proprio che la mia carriera di cantante sia finita prima ancora di cominciare. Che delusione. E poi, non volevo. E chi l'ha visto mai non volevo. È meglio rinunciare. Non c'è sta niente a fare per me. Pasqualì. E che ci fai qua? Questa non è zona tua. Ma che è, Pasqualì? Ti vedo tutta abbattuta. Ti sei forse appiccicata con la figlia e nonna madre? No, sto incazzata, ma fatemi. È un segreto. Non si può sapere. Potimmo fare qualcosa per te? Grazie, voglio. Ma nessuno può fare niente. Ho fatto che sono uno stronzo. E mi sono illuso che poteva succedere una cosa che invece non può succedere. E che si tratta? Niente. Volevo fare cantante. Mi ero messo in capo di fare l'artista per diventare celebre. E beh, che c'è stai strano? In tuo quartiere lo sanno tutto quanto che tiene una bella voce. Anzi, mi meraviglia che la voce che tiene fai ancora un meccanico. Raffè, a fuoco cantante ci vanno i soldi. Non ne ho vero che facendo un cantante fai i soldi. Ci vanno prima i soldi e poi fai un cantante. Pasqualì, spiegati meglio. Che resta fattere i soldi per fuoco cantante? E mo ti spiego, chi ce n'ha? Avessa io una casa discografica, adesso stanno facendo selezione per le voci nuove. Ma per riuscire a passare un provino, stanno ingrassati certi rodi. E ci vanno un milione. E con un milione ce la fai. Ah, così hai te bianca. E allora non ci sta problema. Cai sordi e tenimi. Te prestammo lui. E poi quando diventi celebre, ci restituisci. Ma voi siete pazzi. Non ne esiste proprio. Pasqualì, non fa fesse. Noi ci conosciamo a picciarilla e sapimmo chi sei tu. Per te i sordi sono importanti in questo momento. E noi e tenimi. E non ci servono. Quando ci serviranno, ci tornerai a rete. No, non posso accettare. Vi ringrazio. Ma non posso accettare. Per me non è importante. Ma non ne vuoi perché pensi che sono sorda rubata? No, ma quando mai io? E allora, sempre sorda su. Vuol dire che ci accattammo in anticipo l'abbonamento per tutti i spettacoli tuoi. Per quando diventa celebre. E mo, bevimmo una coppa per festeggiare. Cameriere! Allora, Pasqualì, la festa è saltata, però in compenso l'impresario ti ha trovato una bella scrittura discografica, eh? Si contenta, mo? Meglio così, vuol dire che farà prima successo. Vedete, non è facile avere una scrittura discografica se non si paga. Cioè, facendo sacrifici, stare ore e ore a provare, sì, a provare, insomma, stare a sacrificarsi. Evidentemente il signor Bianchi ha ritenuto più opportuno accelerare i tempi. Comunque domani vado a vedere. È bravo, speriamo che va tutte cose buone. Si sapesse come siamo contenti di ripartire. Eppure donna Armanda, sa, non ha ritto niente per tutte queste feste che stai facendo in questi giorni. È vero. Ciao, Pasqualì. Buongiorno. Ti posso offrire qualcosa? No, niente, grazie. Senti, mi sono procurato i soldi. Eccoli qua. Ma non ne posso cacciare più. Me l'hanno prestato certi amici miei. E perché avessi cacciato i soldi? Che sti basta. Mo va subito a nome mio alla casa discografica Golfo. Ti stanno aspettando. E chiedi del dottor Cipriani. Tieni, questo è l'indirizzo. Non ti preoccupare, è tutto a posto. Domani fammi sapere come ti hanno trattato. Va, esci e con buona fortuna. State buono. Buongiorno, vorrei parlare con il dottor Cipriani. Sì, prego, si accomodi. Grazie. Ha un appuntamento?
Sì, è per quell'audizione di voci nuove. Voci nuove? Non mi risulta veramente. Comunque aspetti un attimo che vado a parlare col dottor Cipriani. Prego, si accomodi. Il dottor Cipriani l'aspetta. Grazie. Prego. È permesso? Sì, 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 d'accordo. Buongiorno. Vabbè, sì, ciao, ciao. Ci sentiamo domani. Buongiorno, sono il dottor Cipriani. Lei voleva parlare con me? Sì, proprio così. Mi hanno detto che la casa discografica Golfo sta facendo una selezione di voci nuove. E siccome io canto... Guardi, ci deve essere un errore. Noi non facciamo nessuna selezione. Abbiamo i nostri cantanti e per il momento ci bastano. Ma forse c'è un equivoco. Io sono Capece, mi capite? Capece. Non vi dice niente il mio cognome? Guardi, a me il suo nome non mi dice proprio niente. Come sarebbe a dire? Mi aveva assicurato un provino, una scrittura. Ma chi? Ma quale provino? Ma quale scrittura? Ma chi ha assicurato mai niente? A lei mi scusi, io non ho assicurato niente a nessuno. Ma Bianchi? Ma chi è stupido? Bianchi! Adesso ho capito tutto. Ma lei questo Arturo Bianchi lo conosce da molto? No, solo da qualche settimana. Dovevo immaginarlo. Questo Bianchi non è nuovo a questi scherzetti. Quello è un imbroglione da quattro soldi. Immagino che lei avrà chiesto del denaro in cambio di un suo interessamento presso di noi. È così? Già, gli ho dato dei soldi. Mi ha preso in giro allora. Sapessi che cosa ho dovuto fare per rimediare quel denaro? Ma me la pagherà. Mi deve ridare subito tutti i soldi miei. Mi dispiace, faccia come crede, ma qui non si fanno audizioni né intrallazzi di nessun genere. Buongiorno. Buongiorno. Scusate. Ditemi. Ma l'agenzia Bianchi dov'è? L'agenzia Bianchi? Non c'è più. Come non c'è sta più? Sta qua. Steve qua. Anzi, proprio un'ora fa sono andati via. È venuto con il camion, ha caricato tutti i mobili, tutte le sue cose e se n'è andato. Ha detto che si è trasferito in un nuovo ufficio. E sul nuovo ufficio dove sta? Non lo so. Comunque mi ha detto che sarebbe ritornato per poter ritirare la sua posta e per comunicarmi il suo nuovo recapito. Non so. Au revoir. Attenda, scopa! Va bene, mo. Col permesso degli amici, qua gli faccio parlare. Allora, Pasquale, raccontaci del provino. Lo sai che a noi ci piace sentire. Ma quante volte vi devo ripetere come sono andate le cose? E l'ho già detto, no? Sono entrato in una stanza dove c'erano tanti strumenti. In fondo c'era un pianoforte. Mentre io aspettavo in questa stanza, all'improvviso è entrato l'impresario. Col discografico e un'altra persona. Era un maestro che mi ha fatto cantare. Hanno visto che teneva a soffa e ha già firmato un contratto. Questo è tutto. Certo, che almeno per un po' di tempo il meccanico non lo posso più fare. Semmai, Luci, ci dici tu a mamma che ci dici a donna Armando. Sai, Achille così non si incazza. Oh, non ti preoccupare, che glielo dico io a mamma. Lei sarà tanto felice di farti questo piacere. Maronna mia, quanto ti ringrazio. Speriamo che la fortuna sta sempre vicina. Arriva, scendo con me, Pasqualino. Scendo con me, andiamo a fare sta mano. Ma
pigli, Pascalì. Ya, mia, ya. Non è Pascalì, si fronte, datti da fare, va? Permesso? Avanti. C'è un cliente. Buongiorno. Sì, buongiorno, prego. Accomodatevi. Sigaretta? No, grazie. Non fumo. E qual è il vostro problema? Ecco, siccome io sono un tipo previdente e preciso e poi vivo solo. Ah, il signore vive solo? Vive da solo. Vive da solo. Ho capito. Vive da solo, okay. Vabbè, ho capito. Mi vorrei assicurare che quando muoio ogni cosa sia fatta come si deve. Ah, sì, certo. Bravo. Il signore è un uomo molto saggio. Bravo. Grazie, grazie. Che non si tratta manco di sparagnare un palire, perché come si dice, si muore una volta sola. Purtroppo. Come purtroppo? No, purtroppo nel senso che purtroppo si muore, mentre non si dovrebbe morire. Però si muore. E poi quando uno è morto, esordi a che serve? Ecco, sì, vedi, a che serve? È logico, bisogna utilizzarli finché si vive. E poi io organizzando il vostro funerale, voi ve ne state tranquillo. E pensate insomma a morire. Come sarebbe? No, lui voleva dire che voi potete vivere per tutta tranquillità. Tanto quando sarà il momento, fra 100 anni, ci sono io qui a esaudire tutti i vostri desideri, va bene? E quando sarebbe la spesa? Era come? Poi si butta una domanda così, quando sarebbe la spesa? No, perché lei ha buttato, sì. Un momento, il signore ignora. Vabbè, ma se il signore è ignorante? Come sarebbe ignorante? Sarebbe... No, nel senso che lei è ignorante della materia. Non è la prima volta che muore. La prima volta. E comunque la roba di giorno in giorno aumenta. Ha ragione. Sentite un po', ma voi, grosso modo, quando avete pensato di morire? Io non ci penso proprio. Ah, però c'è una cosa, C'è una cosa che forse potete andare a cavallo. Se voi per caso avete dietro qualche vostra recente radiografia con analisi del sangue, analisi dell'urina... No. Non avete niente. Voi siete stati sempre bene. Sempre bene. Questo è un guaio. Come guaio? Voi state inguaiati. È un guaio che... cioè non voi nel senso proprio. No, è un guaio la perché situazione. Se noi avessimo un indizio, qualche cosa da attaccarci... Noi una prima analisi dell'urina. Noi ce la mettavamo davanti, cominciava azotemia, glicemia, tutte queste belle cose. E alla fine, paf, dicevamo, il signore è qui, ne ha ancora per 2 mesi. No, nel senso ipotetico, perché noi se sapessimo una cosa sicura, noi siamo una ditta seria e tramandata di padre in figlio. Abbiamo una certa esperienza. Avendo queste cosette qui, ma comunque sono cose secondarie per ora. Passiamo al punto principale per cui voi siete venuto qui. Bravo. Prepariamo il funerale. Sì. Voi che cosa preferite? Un tiro a 8 oppure una bella macchina di lusso, si intende? Tiro a 8? Ma sì. Scrivete, tira 8. Voglio fare a chi li 4 morte fammi in 2 quartieri. Tira 8, scrivete. Sì. Perfetto. Una scelta ottima. E per quanto riguarda il loculo. Ecco. Per il loculo ci sarebbe un bel loculo con 3 vani, doppi accessori e vista sul gonfo. A così la mattina va arrivata pure la vista in voce. Gesù, ma io sono morto. E voi non pensate ai vivi, non ci penso. Quelle che vengono dopo di voi, i parenti, quando vengono, debbono avere lì il panorama, la vista. Se devono fare la merendina o qualche cosa. Scusate, si è da pesca. Scrivo. Tira a 8. E dunque, vediamo un po'. Tiro a 8. Quanto? Ma 500.000. Come 500.000 lire? Ma allora scusate, non mi sono spiegato proprio. Il mo' ve lo stavo dicendo, i cavalli mangiano l'abbiato e sciuscella. Ora scrivo 500.000 lire, poi... L'oculo, l'abbiamo detto, poi ci sono i candelabri, i portafiori, una cosa... Quanto facciamo? Vabbè, vedi un po', è una persona simpatica, ma si va, 3 milioni. 3 milioni? 3 milioni. 3 milioni? 3 milioni. Scusa. E la vista? La vista su un golf. Però ecco, ma che ci sono? Anche qui ci sarebbe un'altra soluzione alternativa se per me accetti, io ve la devo dire, perché quando dopo magari potete venire qui a reclamare, possiamo dire con orgoglio che in 100 anni di esperienza me nessuno è tornato indietro a reclamare. Non vorrei che lei fosse il primo. Ma sì, con la vista sul golf. Vista sul golf, allora. Perfetto. Che c'è? Una cosa importante, dimenticavamo. Meno male. Ma lo sapete che voi rischiavate di andare a piedi a un cimitero? E come sarebbe? E dove vi mettavamo noi? Caro signore, bara. È questo, il tavuto. Dimenticavamo la bara.
Comunque io vi consiglio una bella bara comoda, spaziosa, vi potete muovere, la sera non so come ricevere il vostro vicino, eh? Io ci penserei un po', eh? Va bene, adesso che ci penso? Vi dispiace se ritorno fra due o tre giorni? No! Sì, voi siete padrone, per l'amor di Tornate Dio! Tornate quando volete, tanto qua dovete venire! Arrivederci! Mi raccomando le analisi! Scalia, a parte tu i 400.000 lire, a voi? No, grazie. Tenetevela in coppumuli uno che mi avete prestato. Mo stammo pace. Pascalì, io non ti capisco. Abbiamo faticato insieme una settimana sana e non hai voluto mai un sordo perché ci va viva l'istituto un milione che ti hanno prestato. Ma chi ti ha dato sta pressa? Chi ti ha chiesto niente? Un saggio e vi ringrazio. Siete buona amica. Ma ci ho voluto fare così. Vuol dire che da domani in poi trasse pure in barca. Ma stai per te sposare? No, non ancora. Non è venuto ancora il momento di mi sposare. Prima già avrei si posto fuoco andato. Stavolta è un principio. Voglio papà ne maestra per fare l'azio. Poveri. L'avessimo a fornire queste solite macchine, avessimo a pensare a qualcosa di più sostanzioso. Insomma, qualcosa che rende di più e se fatica di meno, hai capito? Ma già procurato due pistole. Due scacciacane buono solo a fare un mio. E con due scacciacane i sordi si fanno e si fanno pure a impresso. Safe, ma stiamo pazziando. Ma come stiamo parlando di una rapina a mano armata? Una rapina a mano armata. Come parlo tu, pare che è una cosa in lato mondo. Si tratta di una fessaria, una sciocchezza. Io saccio che c'è sta un'agenzia di pompe funebre vicino alla piazzetta, vicino all'officina dove fatica tu. In questi giorni stanno facendo assai denaro. Ho saputo che gli affari vanno bene. Stanno atterrando parecchia gente. Chi è che la catenano? Sono due fessi. Tenono paura pure l'ombra a loro. L'agenzia Peppo Dau. Ma che state dicendo, voglio? Giacomino e Peppo sono amici miei. E poi si tratta del quartiere mio. Ma conoscono tutto qua. Babbo, stavolta facciamo venire a tuo donno track. Tu rimani fuori. Non ti preoccupare, io stessa a parte tua. Pascalì, pensaci buono. Non fare milione è una cifra che potesse mettere un meglio maestro canto. Chi è? Pascalì, stai scettata? Posso trasi? Trasi, mamma, trasi. Dimmi, che c'è? Volessi qualche cosa? Che sta succedendo, Pascalì? Non devo dirmi chiudi in da casa. Torna tardi, esce a presto. Non viene manco più a pranzo. Papà sta preoccupato. Che sta succedendo? Niente, mamma. È che sono preoccupato per via dei provini che sono facendo qua a casa discografica. Pascalì, io tengo un brutto presentimento. E a notte non chiudo occhi. Forse era meglio se continuava a fuo meccanica di Don Armando. Forse è stata una pazzia sta cosa di fuo cantante. Forse. Ma mo è troppo tardi per tornare a retta. Perché? Che significa? Niente. Significa che mi sono camminato e voglio arrivare fino in fondo. Faccia fuo cantante. Vedrai. Ti darò tante soddisfazioni che non hai mai avuto in vita tua. Lucia. È venuto due volte oggi. Dice che non ti vede da tre giorni. Sono stata assai occupata in questi giorni. Mamma, dimane è domenica. A Vagatrua. La porta a pigliano giù la da Magellino. E mo va, va. È tardi. Non ti preoccupare troppo per me. Tua mamma è proprio una donna che capisce. E lascia perdere mia madre. Parliamo di te invece. Ti ho detto e te lo ripeto, Luci, che non ci sta più nessuna femmina. Hai capito, Luci? Io vado a provare, vado a cantare, un po', capì? O pensi che io vado a divertirmi? Sì, forse è come dici tu. Ma non sei più quella una volta. Non te ne che più. Dici che vai a cantare, vai a provare. Ma non ci credo. Possibile che non ti posso vedere anche... Anche per un solo minuto, Pascalì. Pascalì, io te voglio troppo bene. E quando non te vedo faccio mille pensieri. Ma pure io te voglio bene. Ma mo è un periodo che tengo che fa. Sono impegnato a Ciaracù. Però ricordo che qualunque cosa mi avesse accaduto, io te voglio sempre bene. Ricordatelo, Luci.
qualunque cosa mi avesse accaduto. Piano! Ti ho detto di andare piano! Mamma! Detto così. Che c'è? Boh. Non va. Ma che succede? Boh. Ma che? Niente, non va. Ma tu. Oh, non ci si capisce niente. Oh, guarda, uovo, qua. E chi si... Boh. No, niente da fare. Che cosa? Vuoi sapere che succede? Niente da fare, non va il funerale, signori, il funerale è rimandato. Ma che rimandato? Non ha fermato, ma come si rimanda un funerale? Ma che non va, che già fai? Ma come, se ieri l'abbiamo aggiustato? Che fai? Sarò lo spinderogeno, il candelo, qualcosa, non lo so. E va buia. E allora, cos'è? A benzina. Dov'è? A benzina non c'è, dov'è? Ah, ecco, mi ricordo, non c'è la benzina. E le 20.000 lire che ti ho date per comprare la benzina stamattina. Oh, guaglio, tu devi mettere d'accordo, una cosa devi avere, o la benzina o i biglietti per la partita. E che c'entri i biglietti per la partita? Io per fortuna ne ho trovato ancora due per domenica, perché avrei una per la partita. Ma come? Un Napoli, è forte, è vita! No, dici, io, ma come un funerale tu pensi a Napoli? E che già fai? Madonna, e mo come faccio? E che ne sa che già fa? Una zitto, guarda laggiù. E una parola, e mo? E mo che faccio? Le luci, almeno accendi le luci, mannaggia. E mi credeva che non avevo pagato la bolletta. Ma come si fa a ripartire? Come facciamo a ripartire? Ci vorrebbe un'idea. Scusate, ma perché vi siete fermati? Perché vi siete fermati? Niente, ma che succede? Chi è? Ha ragione. È un piccolo inconveniente. Ci dovreste dare una mano, una collaborazione di tutti voi per arrivare più al distributore. Ah, andiamo, su. Andiamo, su. Andiamo, pronti, avanti, stretti, larghi e meno larghi. Andiamo. Lo vuoi fare, sto funerale? Oh, forza. Forza, sì. Avanti, vai, marciare, marciare, oh, guarda, va, guarda, ma va, ho visto, e mo come facciamo? Sta arrivando lontano parente, che c'è? Ma tuo funerale si può fare o no? Che succede? Ma questo non è mai contento di niente, ma chi ha parlato? Ma che cosa sempre? Non mi fa parlare. E allora? Io e mio fratello stavamo discutendo di trattarvi in un modo particolare, di solito è una cosa che riserviamo ogni 4-5 anni alle persone che si sono estinte nella vita terrena. È un uomo fortunato, lei è nato con la camicia. Mio fratello è morto, sta nella cassa. Infatti noi vogliamo riservarlo al caro estinto e sarebbe quello di portare il morto a spalle. Portiamola, ci sono anche i miei fratelli. I fratelli? Voi siete fratelli? Lei è il fratello. Lei è il fratello. Io sono il fratello. Anche lei. Prego, prego, Andressa, una cosa da voce, su, così. Piano, così. Noi spingiamo. Dai fiori a qualcuno. Ecco. Ah, così, ecco. Piano. Vai avanti. Ecco qua. Oh, issa. Oh, amore, pronti? Via! Veloce, anche occhio, forza, scattare! Non qui. Mi sento male, aiutatemi! Che so, mi sentite male? Ehi, ferma, al ladro! Pascalì! Che è, mamma? Ci stanno sti due signori che vanno a te. Sei Pasquale Capice? Sì, sono io. Siamo della polizia. Ci devi seguire. Pascalì, che è successo a mamma? Niente, mamma, niente. Non ti preoccupare. Torno fra poco, non ti preoccupare. A dove mai? Al commissariato. Ma perché? Non c'è niente, niente, non ti preoccupare. È stato, Pascalì. È uno sbaglio. Stai tranquillo, ma mamma. Ci vediamo fra poco. Ma che... Senti, Capece. Insieme a te c'erano altri due individui. Dimmi chi sono e sarà meglio per te. Commissario, la giurì. Vi state sbagliando.
Io oggi sono stato tutta la giornata girando per Napoli. È da su. Non è vero, e insisti ancora. Per il momento ti mando a Poggio Reale, perché ti ha riconosciuto una persona che manca a farlo apposta. È una persona della tua officina, hai capito? Sarnataro! Dica, commissario. Associatelo alle carceri di Poggio Reale. Questo è il mandato di cattura già firmato dal giudice. Via! Forza. Mamma, stanno venendo. Va a carapia a porta. Mamma, avete sentito? Papà sta tornando alla questura. Ci sta pure Pascalino. No, non ci sta con loro. Oh, madonna mia. Buongiorno. Ma che dai, non hai dormito? No. Sembra così la prima volta, per tutto quanto. T'abituerai. Non si dorme, si chiagna, si astemma. Ma poi ci fa l'abitudine, non ti preoccupare. Ma tu come ti chiami? Pasqualino. Io sono Vincenzo Cafu, furto aggravato. Ma ci fa 8 mesi. Sono recidivo. E tu? Ma che fai, chiagni? T'abituerai, non ti preoccupare. Ma se non ha fatto una cosa grave. Ma di che si tratta? Un scippo. Ah, uno scippo, un altro scippo. Va buono, un pare mise e poi stai fuori, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, un pare mise e poi starai fuori. Ma mo prepariamoci perché teniamo un'ora d'aria. Via, su. E andiamo. Sicché sta qua dentro per cantare, si chiude a rubare per fare cantante. Ma allora sei proprio malato per la canzone. Perché non ti fai scrivere per la festa dei carcerati? Fanno uno spettacolo e tutte le carcerate che sanno fare qualche cosa. O vuoi fare? Teniamo pure un teatrino. No, se vuoi che mi trovo in quello, mi metto pure a cantare. Non è cosa. Ma quale guai? Te la capo con poco, dai scritto. E poi si incensurà. Non ti preoccupare, che Don Ferdinando sarà presente allo spettacolo. E chi è Don Ferdinando? A chi, lui? E chi è? È Don Ferdinando Ciotola, un boss e non me tutto rispetto, credimi. Buongiorno. Buongiorno. E chi è suo aiuto? Si è fatto prendere mentre faceva uno scippo. Buongiorno pure a te. Hai visto? Poi ci parlo io con Don Ferdinando, non ti preoccupare. Stammi a sentire. Quanto tempo ci è voluto per vederti in braccio a me, quanta santa ci ho pregato, ma nessuno può sapere, e sto con te, contente sto con te, tu stai con me, felice nome te. Ma potuto succedere? Un figlio mio,
Oh, figlio mio. No. No, io non ci credo. Non è possibile. Ma non c'ho niente. Non è successo niente. Si tratta di uno sbaglio. Ma a posto un chicco. Vada, dove giudice? E lo dico. Signor giudice, Pasqualino Capesce è un buono voglio. E chi lo giudice appena di sanno si fa sotto la paura e ne fa a Pasqualino ambresa ambresa. Ma state zitta, sette. Ma che c'è? Se io li dico per fino al giudice, Cachillo, Pasqualino ha faticato con me alla pizzeria. E che vuol dire? Lo conosco meglio. Ma perché ha faticato qui? Ha faticato con me. Ma poi di che è accusato sto Pasqualino? Ma di che è accusato? Non di furto. Ma di tentato furto. E sei sbagliato. Sei sbagliato. Perché Pasqualino è incensurato. E secondo l'articolo del codice penale che dice... Che dice? L'articolo del codice penale che dice. Ah, già capito, ma che dice questo articolo? Chi l'articolo che mi esce? Ah sì, io reggio. E se sarà sfortunato ma via. Ma allora che stai dicendo? Che resta articolo? Quell'articolo del codice penale che dice. Ok. Quello che... E parlo. Quello che... Ok. Quello che a me non mi ricordi più. E ha sciutonato principe del foro. Ma quale? Un foro esordo. Ma state zitta, assetto. Pare brutto, assetto. Io volevo solamente dare un consiglio al giudice in che modo si dovrebbe comportare. Questo è tutto. L'aiuto ci può dare solo Dio. Esso che vede e sa tutte cose. E se non ci aiuta, se non ci aiuta, significa che non ci aiuta. Pasqualì, Don Ferdinando vuole parlare con te. Con me? E che può? Ma che ne sai, ma chi è stai te? Ma fa presto che a Don Ferdinando non ci piace aspettare. Va, fa presto. E vai. Buongiorno, Don Ferdinando. Avete bisogno di qualche cosa? A ieri sera ti ha giù sentito i cantoni. E mi piace. E tu di chi che ne capisci? Voglio che sia la carriera tua. E come faccio? Ma sto cadendo. Eppure quando esco, come faccio? Proprio per voler fuoco cantante. Mi è successo che sto anno. Ma tu cadendo non ci starei assai. Una quindicina io ne riesci. E allora va a nome mio del suo signore. E consegna a lui personalmente questa lettera. È una persona troppo seria. È un buon impresario. Ci pensi, non ti preoccupo. Grazie. Ma come si può fare? Sto morto non riesce mai a venire a fare di carta è proprio scalognato. Eh no, don Arma, non è il morto che è scalognato. Siete voi che non sapete giocare. Io non giocate. Scusate, voi vi facci due o tre quando c'è ancora il due fuori, ma... Il due non è riuscito e vi siete bruciati i tre. E che volete fare? Mo sto distratto. Sì, distratto. Tenga la capana da parte. Lo so io dove c'è la testa, don Arma. A dove? Don Arma, la capa vostra sta là. Ma dove? La donna Mani. A dove? Lo posso infarmi, la donna Mani sta venendo da questa parte. Ovvero, non vuole chiamare, va. Sta venendo da con piacere. Falla comune. Donna Maria! Donna Ma! Arma. Donna Arma. Donna Arma. Ma che state facendo? Ma metti sfuori. Ma... Siate uomo e affrontate la situazione a viso aperto. Venite, venite qua. Venite, donna Ma, accomodatevi. Grazie. Buongiorno, Giacomo. Mi volevate? Sì. Ah, casta pure sciupa femmina. Ecco, ecco, appunto, a proposito di sciupa femmina, voi vedete, donna Ma, vi volevo dire, voi siete una donna di mondo, agente... Non si è fatto su, io voglio sfottere la mazzarella di San Giuseppe. Lo so, vi hanno riferito che il qui presente, donna Armanda, è un femminaiolo. Ma non è vero. Guardatelo. Ma guardate. Guardate se non fa mezzo schifo questo. Ma Oh. Su. Ma...
dal tuo posto ti hai capito. Vabbè, avete ragione, ho sbagliato, chiedo scusa, non fa mezzo schifo, fa tutto schifo. Ah, capito. Non signore, non signore, non è così. D'accordo, d'accordo, nonna, ma Don Armando non sarà un adone, non sarà un campione di bellezza. Ma qualcosa si può salvare, am? E secondo voi, che cosa si può salvare di sto qua? Guarda, guarda. Beh, quello che non si vede è quello che ha nascosto. No. Giacomì, proprio che non si può salvare. E secondo me è meglio che Don Armando ci fa mangiare un gatto. Oh, Mario! Ma Ofni! Tu morto bastardo, hai capito? E prima si sono magnato, sono magnato. Ma tu sta zitto. Lo sentite? L'istinto non mente, l'avete visto? Ma vuole insediare pure vostra sorella. È inutile, non c'è niente da fare. Quest'uomo è irrecuperabile. Niente da fare, niente. No? Un momento. Don Armando cercava di difendersi dalle insinuazioni che gli stava facendo mio fratello. Peppe, caldo, piace, pazzo. A me. Tutto generoso. Vieni tutti, allora via! Faccia al muro! Cosa volete? Presto, faccia al muro! Calmi, o stai? Sì, buoni! Faccia al muro! Buono! Sì, ho capito! E sotto! Ce la fa vinto cassetto! Buoni! Sale buoni! Ma qua ci stanno solo 200.000 lì! Tengono solo sti soldi! Sti pidocchiosi! Sono sti soldi da lì, morte fa. Abbiate pazienza, io non sapevo che oggi veniva. Se no stamattina passavo a manca. Tu non fai spiritoso, se no ti sparo. Don l'arma. Avete sta 5 minuti fermo, avete capito? Avete capito? Arrivederci. Non si fa così. Sta scendendo! Pascalini! Mamma! Beh. Figlio mio bello! Pascalini! E ora che farai? Te la giuri! Domani vado da boss, quello che mi ha mandato Don Ferdinando a rinduvarci. E vedremo quello che succede, quello che farà. Ma perché? Ha intenzione ancora di fare un cantante? Sì, perché? Perché non si contenta. Fossa Maronna che ci riuscisse. Non lo saccio neanch'io quello che voglio. So solo che voglio a te, solo a te. Pure io voglio solo a te, ma c'è sta una cosa che non voglio. Non voglio tornare a rete, non voglio sbagliarci. Tendo per l'ultima volta, o faccio meccanico o faccio cantante. È troppo alto il prezzo che si paga quando si sbaglia. Buongiorno. Sono Gianni Rossetti. Sono Pasqualino Capice. Lo so, ti aspettavo. Siediti. Sì. Don Ferdinando mi ha detto di darvi questo e di consegnarvelo personalmente. Non c'è bisogno della lettera, so già tutto. Vuoi bere qualcosa? No, grazie. Don Ferdinando dice che c'hai una bella voce, che componi belle canzoni, però non tieni appoggi. Ma boh, vedo io quello che si può fare. Pronto? Del giudice? Sono Gianni Rossetti. Ascolta. Nella manifestazione di sabato, inseriscimi un giovane cantante. Si chiama Pasqualino Capice. Mi interessa moltissimo. Chiaro? Grazie. Ciao, ci vediamo. Ciao. È fatta. Si tratta di uno spettacolo musicale. Tanto per iniziare. Sei d'accordo? D'accordo. Ma non saci come posso ringraziare. Niente ringraziamenti, per me è un piacere fare un favore a Don Ferdinando. Comunque, ci vedremo domani. Ah, Pasqualì, senti una cosa, il tuo nome,
Pasquale capisce, non mi pare da manifesto, è troppo comune. Ci vuole un nome d'arte che resti nella mente della gente. Che ne direste di Pasqualino, Lino, Nino d'Angelo, ti piace? Va bene, come volete voi. Mi abituerò ad essere Nino d'Angelo. E poi mi piace veramente. Bravo. Tutta dubba da chiesa stamattina, merletti anche rosa profumate, innamorata mia sei sposanata, ma un cuore suo sei già sposata a me. Allora che ne dite, eh? Bella voce, oh no, è bello, è troppo bello. L'organo sta suonando per la Madonna da lunneggio a me. È proprio bello. Ha suonato bello. È bravo, bravo. È stato così, ti ha sentito piuttosto. Ci sto sempre. Sai sposa da non te. Voglio solo pietà, caccio per tutto bene, cado solo. Io sapevo che era bravo, eh? Gloria larga la meno se. Allora che ne dite, eh? Bravo, bravissimo, questo ragazzo farà strada. È bravo, è troppo bravo, caro collega. Collega? Impresario, eh? Teatrale. Ah no, pompe funghi. Maronna. Grazie amici, grazie. Un cantante del quale sentiremo parlare molto spesso, Nino d'Angelo. Grazie, grazie. Buonasera. Grazie per essere intervenuti stasera. Siete favolosi, favolosi. Come se fosse niente detto tu. Per te ma c'è, a te non ci potremmo incontrarti. Madonna mia, ti ringrazio, non mi paro vero. Chi sta in un suono? Invece io vero, mamma. Ma le cose si stanno aggiustando per noi. Ma che fate? Ma guardate, guardate. Non mi accorgete che ho dormito la pizza. Oh, poparola. Ah, guardate là, guardate, così ti mangio. Ma siete proprio scostumati, facci da lo stomaco. Donna Armà, donna Amalia ha ragione. Voi vi abbuffate e poi dopo vi sentite male. Don Armà, se avete pensato di morire oggi, vi sbagliate perché siamo in festa. Non ti rimanga una cascia per cerenga per mettere a in. Vi buttiamo a mare, non ha capito. Ma vedete com'è brutto a mangiare a tavola che schiatta tutti. Sentite, mangiate a modo vostro. Io mangio a modo mio. Ma può fornitelo con questi ciucciari, non è il caso. Mangiamo, non ci scucciate. Scusate, Ma si può sapere che stai facendo? Come che sto facendo? Raccolgo le ossa. Guarda che bello, magnifico, questo mancava alla mia collezione. Ma veramente favoloso. Lo metto qui, Amici,
Propongo un brindisi alla brillante carriera di Nino D'Angelo. Bene, bravo! Veramente bravo. E colgo l'occasione, perché presto la vedremo in televisione. Alla salute. Di luce del locale e tutti quanti stanno già in pedana, soltanto noi che stiamo appiccicati non ci parlammo. L'orgoglio a tutti e due ma ci fumanno, solo cago di luce ci guardammo, nemmeno una parola ci dicemmo, ma ci volemmo. Basta non ci faccio più, o papà ci vuole tu, non restammo più a così, tu sei niente senza me, io non vivo senza te, non ci potremmo mai tradire. Dinte ma se metto bene, tu ci suoni e che sto suoni a sto cuore ma suona. Basta non ci faccio più, chiama ballo pure tu, non vuoi più fingere così, sono sicuro che vuoi a me, come voglio solo a te, stringimi forte, dimmi sì. Dinta che sta discoteca, mi c'è luce, sento me, e la voce tua, vita mia so capo te. A colpa non mia mia da Giusia, che è stata sempre amante e bugia, Daniele amica scuola e amica mia, te sei sbagliata. C'è testimone che sta discoteca, che tutte e due la vita ci mi date, sei tu l'unica donna che ho amato, quanto ti amo. Elena, te lo sei fatto con gli occhi, ti piace ragazzo? Niente male, tipo plebeo popolaresco, e poi a letto deve saperci fare. Non è pane per i tuoi denti. E chi lo dice, basta tentare. Altri ambienti, altri gusti. Se una donna è bella e vuole, può avere chiunque. Anche stasera è andata bene. Sei contento? E speriamo che continui così. Ciao. Ciao. È meglio che me ne vada, vedi che si è occupato. Babbo, va. Buonasera. Ciao. Ti chiarisco subito una cosa. Non sono qui per un autografo sulla foto. E allora cosa vuoi? Conoscerti e magari subito dopo approfondire la conoscenza. Che ne diresti di invitarmi a cena? Se non hai altri impegni, si capisce. Allora posso invitarti subito. Se non hai altri impegni, si capisce. Mi chiamo Elena. E io mi chiamo Pasquale. Preferisco Nino. Come vuoi. Hai impegni per domani sera? No. Dopo lo spettacolo sono libera. Allora potresti venire a casa mia. Sono sola. Verrai? Ferro. Questa è la nuova casa.
Ti piace? Sarà pronta fra qualche mese. È una reggia, Pascalì. Chissà quanto ti è costato. Non esagerate. Non è una reggia. Meno poco poco, meglio quello che teniamo oggi. E poi non ci pensare a quello che mi è costato. Sì, l'ha già cantata, significa che ho potuto fare. Ormai vendo molti dischi. E gli spettacoli non si contano. Grazie, Pascalì. Grazie, Pascalì, grazie. Sapesse quanto sono felice. E io sono felice di sentire, dice la mamma. Che è bella sta casa, eh. È veramente bella. Si sta su grande e luminoso. È vero, mamma? Guarda, che salute. Papà. E credo, non parlo, non dice niente. E che t'ha già dice? A me mi pare su una occhia piena. Guarda, pensa a te, Pascalì. Hai capito? Perché per noi ci ha già pensato abbastanza. Tu t'hai sposato. E non ne fai aspettare troppo, sto ciore guaglione. Eh? Non vi preoccupate. Stavolta ci sposammo per noi. E ci accattammo una casa nuova per noi in da sto palazzo. Pascalì, stasera ti faccio trovare stufati e capretta che ti piace tanto. E venne pure Lucia a mangiare un uglio. No, mamma. Mi credeva che ero libero. Ma Rossetta mi ha telefonato e mi ha detto che ha pigliato una serata con me, sotto Roma. E forse non venga nemmeno per dormire a casa. Allora non ci vediamo stasera. E te l'ho detto, no? Vado fuori per lavoro. E mo' andiamo a cena, eh? Ma si è fatta tardi. Andiamo. Ah, sono felice di rivederti. Anch'io. Giovannina, non voglio essere disturbata per nessun motivo. Se avrò bisogno di qualche cosa, chiamerò. Mm. Come stai? Bene. Sei contento di essere qui? Sì. Vuoi fumare? No. No, grazie. Vuoi bere? No. No, grazie. Non vuoi niente? Voglio te. Voglio fare l'amore. A me? Che bello. Così. Bella casa. Non manca proprio niente. Già. I miei vecchi se la passano bene. Mio padre è costruttore. Dicono che ha fatto i soldi con la speculazione edilizia. Ha riempito Napoli di cemento. Ma che importa? I soldi da qualsiasi parte vengono sono sempre soldi, no? Già. Però qualche volta bisogna stare attenti che non arrivino dalla parte sbagliata. Ma che ti metti a fare, il moralista? No, dicevo così per dire. Scusami, ma ora devo proprio andare. Avrei alcuni impegni. Vengo con te, ma da oggi ti trasferisci qui. Pensa, abbiamo la casa a disposizione per 2 mesi interi. Anche dopo che saranno tornati i miei genitori. Sono sicura che gli piacerai. Ma io devo andare a casa. Devo andare ad avvisare mia madre. Il mio impresario mi cercherà. C'è il telefono, caro, e da oggi puoi dire che abiti a via Posillipo 110. Sì, hai ragione. Allora vuol dire che per il momento avverto solamente Rossetti. Mm. Ecco adesso cosa. Ecco qui. Ora puoi chiamare. 44 96 68. Pronto? Rossetti, ciao, sono io, Pasqualino. Senti, se avessi bisogno di me, da oggi sono a questo numero. 769? 7. 6. 69? 13? 13? 80. 80. Sì, sì, 80. Casa... come ti chiami tu? Della Rocca. Casa della Rocca. Via Posillipo 110. Ciao. Ecco fatto. Sei contenta? Certo. Oramai sei diventata una cosa di mia proprietà. Beh, adesso dovrei riposare. Dov'è la camera da letto? Non ricordo più la strada. Vieni con me. Chiudo vaso sta bocca carnale, più ardente passione sta bocca sa fa. Mille suoni celesti affatate, con te di braccio mi pare sonna. Che miracolo d'amore sto parendo attorno a me, vedo un color d'oro dentro al suo mare.
sto con te. Vicino a te nessuno è meglio me. Ha telefonato Pasqualino? No, neanche oggi ha telefonato. Ma non ti preoccupare, lo sai che sta in giro per l'Italia per fare i suoi spettacoli. Ma sono sicura che oggi telefono. Signora Rosa, voi tutti i giorni mi dite così, ma sono più di 20 giorni che non abbiamo notizie di Pasqualino. Non vorrei che gli fosse accaduto qualche cosa. Né, Luci, ma che doveva succedere? Ti ho detto che non ti devi preoccupare, chiamerà. Prima o poi ha da arrivare. E poi ha fatto mettere il telefono per darci sue notizie, quando non può tornare a casa. Stai tranquillo. Vabbè, me lo fate sapere voi, allora. Tu faccio sapere? Ma perché non riesci a mangiare con nulla? Oggi no, grazie. Mamma avrà già preparato qualcosa. Comunque, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Il signor Rossetti. Sì, sono io, chi parla? Buongiorno, signor Rossetti. Io sono la mamma di Pasqualino. Ah, buongiorno, signora. Mi dica. Ecco, siccome non abbiamo più notizie di Pasqualino, vorrei sapere dove tiene spettacolo stasera. In quale città si trova per poterlo chiamare? Anzi, se mi date il numero del telefono di dove alloggia. Ma io veramente non gli ho organizzato nessuna tournée. Ma come? Lui quando mi telefona dice che si trova a Torino, a Milano, a Roma, per cantare. Ma allora dove sta? Vi ripeto, Pasqualino non è affatto in giro per l'Italia per spettacoli. Si trova qua, a Napoli. A Napoli? E che sta facendo? A dove sta? So 20 giorni che non ha giù notizie soie. Non vi preoccupate, signora. Pasqualino sta bene e sta facendo la bella vita. Come vi dicevo... Pasqualino sta a Napoli, ospite della famiglia della Roma. Che si trova a Posillipo. Esattamente al numero 110. Come avete detto? Della Rocca. Via Posillipo 110. Sì, in via Posillipo 110. Grazie, signor Rossetti. Vi vorrei ancora chiedere un favore, se permettete. Non dite niente a Pasqualino di questa telefonata. Non vi preoccupate, non lo saprà mai. Grazie. Grazie e buongiorno. Buongiorno, signora, buongiorno. Che figli di cane che chi sta? Sto fatto la mamma è grave. Ma perché tutte sti bugie? Via Posillipo 110. Ancora hai scritto tutto? Ancora ricapito mio. Nuovo con attrevani e doppi accessori, 3 milioni. Carro con tira 8, 500.000. 500.000. Cassa in pan Sandro, puro pan Sandro. Buono, eh? Un milione e mezzo. Così abbiamo detto, abbiamo fatto uno sconto. Poi c'è il servizio di trasporto, sono andata naturalmente. 1.200.000. 1.200.000. Quanto è totale? Un momento. Signora, urgenza. 6.200.000. Tutto complice, la denuncia dei morti ci pensiamo noi. Come vedete è già tutto pronto, manca solo una data. Questo dipende da voi. Ricordate che agosto siamo pure chiusi. Mi date un po' la penna per piacere. Prego, prego. Allora avete detto
6.200.000. 6.200.000. A chi lo devo intestare? A me, a me. E a te, a te. Fratelli, fate bene. Fratelli, fate bene. Ecco, fate bene. Fratelli, fate bene. Fate bene. Fate bene. Bravo. Ah, ecco. Ecco fatto. E questo è un piccolo omaggio della ditta. E speriamo che il signore sia rimasto contento. Mi auguro che il signore sia rimasto contento del nostro servizio. Scusate, ma è proprio necessario che mi porti a casa questo coso? Ah, sì, 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 ve lo dovete portare perché non abbiamo spiegato. Questo è un campione, fa parte proprio della collezione autunno-inverno. Vi può portare a casa, lo provate, vedete se vi va stretto, vi va largo, tutto quello che c'è da fare, ma quando è il momento vi diamo l'originale. Vabbè, no, con tanta fretta. Con cosa? Intanto il coso l'avete filmato. Arrivederci. 6.200.000. Quanta pesa. Però se t'ha già detto lascia perdere, tanto chissà Pascalino addosta. Io resto qua fino a di mare, ma già vedessi ovvero che Pascalino non ci va più bene. Fermate un momento. E io non ci volevo credere. Allora, ovvero, che ti sei cagnato. Tanti inganni, perché? Perché non vieni più a casa? Perché sono impegnato, non lo vedi? No, Pascalì, oramai ti sei perso. Ti sei scordato, noi. E noi non volevamo più niente a te. A casa nuova ti può pigliare. Noi come abbiamo campato fino a quando tu non sei diventata celebre. A così continuiamo a campare. Era meglio se ci stava fome e carico. Tutto si è montato a capo. E pure Lucia ha capito che t'ha perduto. Andiamo, ti muovi. Allora. Un momento. Va, va, va. Vattene, vattene. Questo non è una femmina, è un pericolo. Vattene. Voglio parlare con Don Luigi. Perché te ne sei andato in quel modo? In fondo sono i miei genitori. Tua madre mi ha offesa. Io sono una ragazza per bene, non sono una del tuo quartiere. Ora basta, mi hai scocciato. No, caro mio, no. Questa sera arrivano i miei genitori, io darò un party per festeggiare il loro arrivo. E poi ho promesso ai miei amici che ti avrei presentato. Già, come una bestia là. No, grazie. Dai, non fare così. Ti passerà. Dai, non rovinarmi la festa. Dopo, se vuoi, puoi tornartene a casa tua. Ma non credo che ne avrai voglia. Don Luigi, Don Luigi, Don Luigi, va già là. Solo voi mi potete aiutare. Calmate, parlate, di che si tratta? Si tratta di Pasqualina. Non sa ritirare più a casa. L'ha già perduto per sempre. Che la femmina l'ha stregata. È una mala femmina. State calma, non vi agitate. Pasqualini in fondo è un bravo ragazzo. Vedrete, lo capirà lui stesso. Certamente sarà uno dei tanti capricci di gioventù. Ma il Signore lo aiuterà a superare questo momento critico. Statene certo. Vi devo confessare che sono stata io all'incita a fuoco cantante. Perciò porto scrupolo. Mi piaceva. Ma sentivo orgogliosa. E ho già fatto sto peccato. Forse... se non facevo cantante, tutto questo non succedeva. Il destino di un uomo è nelle mani di Dio, signora. Solo lui può decidere. Il vostro non è stato un peccato, ma solo la legittima aspirazione di una mamma. La Madonna m'ha da fa, grazie. Ha da fa tornare Pasqualino come era prima. Ma Pasqualino non è mai cambiato. È sempre lo stesso. Soltanto che adesso, diciamo, sta attraversando un periodo provvisorio, ma lo supererà. Grazie. Dovete soltanto aver fede e pregare per lui. Ora andate a casa e riposatevi. E vedrete che tutto si aggiusterà. Grazie, Don Luigi. Vado subito a casa. Mi metto a letto. Mi è venuto un dolore qua. Casa fa sempre più forte. Sarà da coloro che mi ha già pigliato. Speriamo che mi passi. Andate a casa e riposate tranquillamente. Grazie. Salve ragazzi. Ciao mamma. Ciao Elena, come stai? Bene, tu? Mi sento in piena forma. No, ma papà, questa è la persona di cui vi ho tanto parlato. Buongiorno signora, buongiorno. Scusate un attimo.
Che te ne pare? Sì, un bel giovane, carino, delicato. Cantante. È un momento, dice, prego. Che è una grande voce. È per te. E quando siete arrivati? Pronto? Ah, sei tu, Rossetti? Dimmi, dimmi. Dovresti andare subito all'ospedale. All'ospedale? Ma niente di importante. Ma non capisco. Ma che ci vado a fare in ospedale? Si tratta di tua mamma. Maronna, che è successo? Non si è sentita molto bene, ha avuto bisogno di un ricovero urgente. Si trova alla 10ª chirurgia d'urgenza. Che c'è? Sembri sconvolto. Mia madre sta male. È ricoverato in ospedale e devo andare via subito. Dove vai? I miei amici stanno arrivando e se te ne vai, che figura mi fai fare? Ma ti pare questo il momento di andartene? Più tardi, semmai, puoi fare una telefonata all'ospedale per sapere come va. Ma vaffanculo tu, i tuoi amici e il tuo mondo di merda! Oh, tu roccaffone! Molto grave. Ha avuto un brutto infarto. E poi l'età avanzata. Solo un miracolo può salvarla. Ma voi chi siete? Sono il figlio. Pasqualino. Allora entrate. Vi sta invocando da quando l'hanno portata. Ma state attento a non affaticarla. E soprattutto niente emozioni. Sei venuto, Pasqualì. Io sapevo. Ce l'ha già detta. Pure a papà. Sì, stucca, mamma. Ma non da fatica. Ti può fa male. Che cosa? E cose niente. Non ti preoccupare. O mi dica. Ha detto che non è grave. Non pochi giorni. E sto buona. E poi ce ne andiamo a casa. Sì, mamma. Quando stai buona ce ne andiamo a casa. Non ce la sa meglio. Ci scordammi tutte cose. E tutte quelle che è successo. Pure questa brutta avventura che ci è passata. Perché è stata solamente una brutta avventura, mamma. Andrà a tornare tutte cose come prima. Perché io non sono cagnato. Ossaggio, oh figlia mia, non poteva cagnare. E sembis che la creatura ogni mattina come si sciatava, correva in braccio a me correva pure con gli occhiettini e chianto. Fammi contare qualche paura, qualche sofferenza o qualche contrarietà. Perché solo una mamma non può cacciare a paura e sofferenza e contrarietà. Solo in braccio a mamma un figlio sta sicuro. Quando è piccirillo, eppure quando è grosso. È stata una brutta avventura. Mamma. Ma è fornuta. La Madonna ci ha aiutato. Sì, mamma, è fornuta. Ma non avessi avuto mai a cominciare. Non lo so come è successo.
All'improvviso mi sono trovato in danato mondo. Quando tutto era bello, tutto era nuovo. Ricchezza, comodità, lusso. Mi pareva stare in un paese di meraviglia. Quando tutto quello che si può, si può avere. E io capo tutta la vita, ho conosciuto solamente stile, fatica, patimento. Io mi ero incantato. Mi sentivo come se fosse stata attaccata alla catena e non mi potevi sciogliere. Stavo dintano suono, ma capivo che dintano sto suono mancava qualche cosa di bello che io non potevo fare a meno. Ma mancava tu, mamma. Ma mancava tu. Mamma, che state che è? Niente. È un poco d'affanno. A proposito, mamma, come la siete su in televisione? Trasmettono in diretta da Roma uno show molto importante. Canterò una canzone nuova. Tu sii andata lì. Poi subito dopo lo spettacolo vengo direttamente da Roma qua e tu mi dici se ti è piaciuta. Sì, l'hai scritta tu, ma piacerà. Sarà bella. Pure Lucia sarà contenta di vedere in televisione. È tanto una buona guagliona. Ha sofferto per te. Ma che te va bene? Non me lo dava che le camagge fatte. Chissà se mi perdono. Chissà se ancora. Basta, giovanotto, la lasci riposare. Tornerà domani. Mamma. Mamma, ci vorremmo rimanere. Moro così. Non da fatica, eh? Ciao. Ci vorremmo rimanere. Madonna mia, tu cerca te che sia mamma e tutte mamma, e mi può capire. Tu cerca te che hai sofferto, come io sto soffrendo, po' figlio mio. Aiutami. Non mi fa morire prima di aver visto figlio mio un'altra volta. Io voglio vedere che è felice. Fammi quest'ultima grazia. Solo che è stata cerca, te ne prego. Ecco, il televisore è sistemato, così tra poco vedrete vostro figlio. Siete contenta? Grazie. Siete contenta, mo? Signore e signori, buonasera. In diretta trasmettiamo lo show musicale di un personaggio che in poco tempo ha saputo conquistare tutto il pubblico nazionale. Nino D'Angelo. Pasquale. Grazie. Ascoli. Sur ma sadume. Farti morire e poi senza capire, ma c'è il sapore, posso pronta può fare, per non fare me l'alzare, posso pronta morire. Secondo me non stai calmo.
mamma sono serrata a chiagliere per te. Mamma! Mamma, che mamma, che è stato? Ti ha chiamato mio ricchio, guardi, faccio da un prezzo. Mi ricordo, ti portano da me, ma non sei tu. Se sono un'ombra, ma non me la state. Senza di niente, senza non salute. Non sai quella mamma male, non mi dubbi, e che sta vita... mia non mi è abbastata niente, cerco calore tuo e tu non mi puoi dare, ma sia più bella gloria che non ci può e maraglia, sbatto di mano, radio e giornale, parolone me, che io sono grande, resti da storia, ma che sta gloria mo cerca te, ma veramente, quando ricevo, dato coraggio, non darlo lì, ti consumata, mamma da tutto, ci può morire, mamma fai sentire, mamma, tu non lo sai, no, non lo puoi sapere. L'onore che sta gloria è dedicata a te. Amaronella, tu cuore mio, che non si chiama celebrità, si chiama bene,
bene sincere, si chiama mamma, mamma.